Yo, what up, Ninja? It's crazy because that's my first vlog, so ci capire se è gentile nei miei confronti, ci sto provando. Sono le 5.45 circa, sto andando in stazione a prendere il treno, direzione Milano, e da lì Freccia Rossa. We're ready to Travis Scott, Circo Massimo. Sono stanco, voglio ridormire. Just pick the outfit, mi rubi. Chill, costumino, scarpa abbinata, piccolo vai. Questo è il cappello di Ciro, primo ministro dei Nijak. Questo è il mio cappello, Vabs. So, let's go, let's get ready. Yeah. Involontariamente, mi dispiace raccontare questa storia, però dovrò farlo. Viaggio sul treno tranquillo, a mio fianco ci sono questi due ragazzi. Se ti guardo questo video, ciao e mi dispiace, sono questi due ragazzi e sono proprio i loro genitori. Credo che mi spigliano qualcosa, ma io già faccio niente di niente. E ad un certo punto la madre inizia a sorridere. Non sto dicendo che ci stesse provando, ci tengo a precisare. Però con tranquillità, non faccio finta di niente, dopo due minuti, tre minuti, guardo su Instagram, guardo le notifiche, vedo un follower strano, abbastanza ambiguo, ricco, non è la madre che mi ha appena seguito. This world is crazy, like, for real. I can't even understand how, why, which your husband, like, non so cosa dirvi. Comunque Let's Go la chiude qui e andiamo a cercarvi un po', andiamo a fare una passeggiata, vediamo un po' la situazione, perché mi hanno detto che è già bello pieno lì. Vediamo. Pezzo preferito dell'album? I know. Ok, anche lo immaginavo. Quale? Fin. Ah, dai, no, non vale, non vale. Però va bene lo stesso. Secondo me non piace Inspector. Oh, no, beh, esagerato. Ok, ragazzi, l'abbiamo fatta, disavventure, ci siamo persi almeno quante volte? 4-5. Non lo so nemmeno, raga. La roba era crazy, però ce l'abbiamo fatta, taxi, comfort, ci ha salvato la vita. Boom, Circo Massimo, arriviamo, let's go. Ok, ce l'abbiamo fatta, ci siamo. Andiamo. Vedo già gente accampata per terra, sdraiata, non capisco bene. Vediamo un po' com'è la roba. Allora ragazzi, sincero, non sto minimamente capendo cosa succede. Zero. Più che altro c'è un sacco di gente lì, adesso non so nemmeno se si vede. Ma più che altro sono fermi lì inutilmente, cioè non si capisce. Qua siamo vicini al palco comunque. Non lo so. Okay. Canzone preferita di Utopia? Schizzo. Ok, schizzo, davvero? Tutta? Sì, tutti sì, sei sì. Minuti. Sì. Let's go, damn, voi raga? Per me Meltdown. Ok, Meltdown. Minchia, easy, così risposta basic. Voi? Thank God. Okay. Meltdown. Ok, minchia, Meltdown è troppo basic. My okay. Eyes. Veramente, che versione? Con Shaq West o senza? Senza. Ok. Quella con Cardi. Mother Jam. Damn. Mother Jam. Ok, avete spaccato. Boom, raga, grazie mille, ci vediamo dentro. Let's go. Canzone preferita di Utopia. A parte che ti vedo già drippato, Cactus Jack, sì. Sei piazzato, è giusto. Air Force bianca, però pazzo. È vecchio, pazzo comunque. Canzone preferita, Meltdown diretto, perché? Sì. Per Drake o Pro sì, in generale? Drake. Of course, thank you, my G, appreciate it. Let's go, altri ninja, hold on, let's go. Siete pronti per stasera, Utopia? Bella, siamo cari. Ok, domanda a testa, raga, il pezzo preferito di Utopia? Quello con The Weeknd, Circus Maximus. Ok, ci sta, oggi è il giorno giusto. Telekinesis. Topia Twins è quella cosa. Ok, inchia, sai che è una risposta che mi stanno dando in tanti, non me l'aspettavo. Let's go. Bella raga, ci becchiamo dentro. Raga, let's go. Pezzo preferito di Utopia? Iena. Ok. Il primo. Ok, sì, Iena, let's primo. Go, let's go. Prima tuo? Difficile, sono ancora indeciso io. Come ancora indeciso? Sì, no, telekinesi tipo è assurdo. Però c'è anche Till Farther Notice. È difficile, non lo so. È troppo. Stasera in base al live. Capisco quale mi piace di più. Ah, secondo me è un po' tutte quante. Sì. Let's go, bella raga, grazie mille. Grazie. Siete pronti per stasera? Yeah. Ok, una domanda a testa, raga.
Canzone preferita di Utopia? God Country. Ok, ok. Meltdown. Meltdown, chiaro, Drake. Fink. Ok, Fink. Meltdown. Drake, chiaro, chiaro. Pulita. Okay, okay. Meltdown. Let's go, let's go, let's go. Pezzo preferito di Utopia? I know. Ok. I know, Finn. Damn. Oppure rivalutato. Lost Forever, Lost Forever. Okay, okay, ok, let's go. Siete pronti per questa sera? Sì, okay. We ready for the rage. Let's we go. Rage. Let's go. Eccoli qui, altri ninja. Pronti per questa sera? Domanda importantissima. Pezzo preferito di Utopia? Schizzo. Let's go. Schizzo. 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 Damn. Oh, let's go. Yeah. Yeah. Let's go. Facciamo casino oggi. Yo, let's go gang, come on. Ci sei carico? Carichissimo. Ha perso il telefono, non ha il telefono, quindi l'ho messo nel vlog diretto. Ci siamo. Senza perdere tempo. Domanda importantissima. Ti metto subito nel vlog, domanda importantissima. Vai. Pezzo migliore di Utopia? I know. Damn, non hai nemmeno esitato. A fuoco, eh? A fuoco, eh? A fuoco, eh? Let's go. Vuoi stare nel vlog? Adesso mi regali il vlog. Bravo. Come stai? Come stai, bro? Tutto bene. No, no, come stai? No, sto scherzando. You can minchia, in diretta? Guarda, bro, da Firenze. Ma che sei qua? Da Firenze. Prezzo preferito di Utopia? Vai, vai, vai. Meltdown, crazy. Meltdown, meltdown. Meltdown, non vale. Meltdown, imbroglio. Tonight is gonna be live stream, but you guys right here, the first to experience Utopia in real life, so we need you guys to set tone and show the rest of the world how to really raise to Utopia. Can we do that tonight? Bro, can we do that tonight? Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shell. Greetings from Utopia. Before the show starts, open that shell. Eccoci qui, day after, stiamo andando in banca perché dobbiamo prendere Uber per andare a Roma Tributina che ci aspetta il Flixbus, quindi 8 ore di viaggio, ma non importa. Let's go! Oh my god, that is crazy! Let's go, let's go, let's go, let's go. Io oggi sto trippando in maniera incredibile con la maglia che mi ha regalato il ragazzo ieri al concerto di Travis. That's crazy, this is crazy. Scusate per tutte le mie ex, mi spiace, però è vero. Let's go. Mentre nel frattempo fatemi passare in mezzo. Cosa ne pensate voi del concerto? Spaccato. Ha spaccato? Spaccato. Soddisfatta? Mm-hmm. Sì. Lei cosa dice? Spaccato. Smetti di coprirti. Comunque, raga, se le volete in live, tutte e due, su Twitch. Voglio vedere nei commenti che impazzire. Voglio vedervi impazzire nei commenti. E le porto alla prossima live. Parliamo della live di Travis Scott. E le conoscete, let's go.
Eccoci qui, raga, siamo stra in ritardo, abbiamo 15 minuti per arrivare e boom, let's go. Ciao. Ci siamo. Abbiamo circa 10 minuti per arrivare alla stazione e prendere il pullman, altrimenti non si torna a casa. Let's go. Dale che tu chiera, dale. Troppo tardi. Ah. Scendiamo. Com'è? Apposta. Viaggio tosto. Viaggio tosto. Concentro il concerto. Concerto assurdo. Ok raga, ho cercato di vloggare il più possibile, spero che il vlog vi piaccia. Arrivato a casa, forse l'ho già detto, farò finora le conclusioni. Però è stato un viaggio fatto così. Non siamo nemmeno ancora arrivati a casa. Siamo ancora dopo 8 ore di viaggio, non riesco nemmeno a pensare adesso. Manca ancora l'ultimo pullman che ci porterà da Milano a Novara. Let's go. Ok, se vedete questo video, in questo momento dovete ringraziare loro due, perché un pullman mi stava per investire ed ero in mezzo alla strada a fare il video. Tutto questo per il content. Eccoci qui nel Days After Utopia, dopo il live. Ho già fatto anche una diretta su Twitch. Volevo fare una cosa in cui stavo seduto, tranquillo, a parlarvi, a spiegarvi, a dirvi il mio punto di vista, però ho pensato che avesse meno senso di continuare a cercare di fare un mezzo vlog, qualcosa di simile. Comunque, adesso sono in camera mia, a casa mia, tranquillo. Cosa volevo dire? Ma è tutto questo in testa. Non mi criticate, perché ho visto già su Instagram, perché è un sacchetto della spazzatura? Questo viene utilizzato per dormire o per stare in casa, per non rovinare i capelli, non sporcarli, eccetera, eccetera. Adesso sono American Shinans. Comunque, detto questo, cosa penso del concerto e com'è andata? Al di fuori delle disavventure con lo spray, del caos, però fantastico, c'è pochissimo da dire, quasi niente da dire. È stato bellissimo, scusatemi se sentite il rumore o c'è disordine, magari in casa si vede, perché sono appena arrivati i miei cuginetti dalla Francia, almeno i cuginetti del mio amico dalla Francia e niente. Comunque, esperienza, vi dico, senza Kanye West do al concerto un 8-8,5. Solo unicamente perché Travis sbagliava certe strofe, tipo hanno sbagliato qualche strofa. Però considerando che c'era Kanye West, il concerto sarà all'infinito. E previsione, che avevo già fatto per chi c'era lì al live, soprattutto davanti al supermercato, questo può saperlo solo chi c'era lì. Previsione di Kanye West che sta per toppare musica. Perché comunque collana di Jesus Peace, classico Kanye West, senza scarpe, New Slave Kanye West. Secondo me sta per arrivare nuova musica, devo solo aspettare e capire se veramente sarà così. Al di fuori di questo è stata una grandissima esperienza, raga, fantastica. Mi scuso se il vlog non sarà al massimo, perché raga, tra GoPro scarica, prima volta che faccio un vlog, eccetera, il casino che eravamo vicini alla zona, poi ci siamo spostati per lo spray, siamo finiti sulle colline, quindi il video non sarà il massimo. Ci abbiamo provato però, quindi let's go, è stata una fantastica esperienza. Ringrazio tutti quelli che ci sono stati, ringrazio di aver visto tutti i Ninjak, ringrazio chi era con me, ovvero Federica e Wendy, che erano anche loro in diretta con me. Ringrazio i primi ministri, Ciro, ringrazio Tommy, ringrazio Ture, ringrazio tutti, so let's go, a focuccia. Detto questo, from me, for ya, for the culture, let's go.